Oggi è il 9 maggio 2020 e vi porterò con me a Venezia. Quindi scarpe comode e si parte! Per andare a Venezia sicuramente il sistema più comodo è quello di prendere i mezzi pubblici che costano soltanto 1,50 euro. Questo perché a Venezia, non essendoci macchine, e è un po', diciamo, non complicato arrivarci con la macchina, però c'è un parcheggio che costa abbastanza, quindi vi consiglio di prendere l'autobus o il tram. Se volete ci sarà anche la possibilità di prendere il treno. Siamo arrivati a Piazzale Roma. E questo è un periodo un po' particolare perché siamo in piena pandemia causata dal coronavirus, quindi bisogna portare guanti, mascherine e non fare assembramenti. Però secondo me è un'ottima giornata per venire a Venezia, in quanto ci sono pochissimi turisti, quasi zero, e quindi ce la potremo godere al meglio. A Venezia non ci sono vie, ma ci sono calli e ci sono i campi, non ci sono piazze, l'unica piazza che c'è è Piazza San Marco. In ogni campo ci sono questi pozzi e servivano una volta per prendere l'acqua. Sono arrivata ai piedi del Ponte di Rialto, è quello che vedete alle mie spalle. Guardate che vista. Quella davanti a noi è la Madonna della Salute ed è stata eretta qua a Venezia dopo che nel 1631 Venezia venne liberata dalla peste. Ci stiamo avvicinando alla piazza, stiamo per arrivare. Siamo in Piazza San Marco. Siamo finalmente arrivati. Fa un certo che vederla vuota, di solito è strapiena di gente e anche di piccioni. E
E guardate qui. Il famoso campanile che, pensate, si dice che è stato ricostruito com'era e dov'era, perché è crollato a un certo punto completamente e l'hanno ricostruito uguale identico com'era e dov'era. Quello che vedete è il famoso leone di San Marco e se siete superstiziosi non passate mai in mezzo alle due colonne perché dicono che porti sfiga. Siamo sotto la basilica. Guardate i mosaici. Sentite, c'è il campanile che sta suonando. Questo che vedete è il Palazzo Ducale. E se notate qui ci sono due colonne rosse, sono le colonne da dove si affacciava il Doge, il famoso Doge di Venezia. Siamo sul Ponte dei Pugni, se vedete a terra ci sono dei piedi. Qui praticamente una volta avveniva proprio la gara dei pugni e chi perdeva cadeva in acqua, direttamente qui in canale. Il nostro giro a Venezia oggi è terminato, ma ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!